oggi sono a bordo di una BMW X4, la G02, quindi la seconda serie. Monta il 2 litri, 4 cilindri turbo diesel da 190 cavalli. Eroga 400 Nm di coppia, lo 0 a 100 viene coperto in 8 secondi, punto 5, 213 km/h di velocità massima, con un consumo dichiarato medio di 15 km litro. Pesa 1850 kg circa, non è un peso piuma, e i prezzi per questo modello partono da 64.250 euro. Tanta roba. Questo esemplare in particolare è l'X4 20D, ha la trazione integrale X-Drive, l'allestimento M-Sport X, ha l'assetto, ha l'impianto frenante M-Sport, ci sono i beige lungo tutta la carrozzeria, ed arriva ad un prezzo di listino di 85.000 euro. Sono veramente, ma veramente tanti per il modello. È dello stesso segmento della Mercedes GLC che ho testato qualche tempo fa, dunque mi faceva piacere vedere cosa poteva offrire BMW su più o meno lo stesso motore, questo ha qualche cavallo in meno, stesse più o meno cilindrate e soprattutto stessa fascia di prezzo. Il cambio è un automatico ad 8 rapporti e sono, sto notando, abbastanza corti nella modalità comfort, quindi la modalità più tranquilla. La cosa mi sorprende perché non ho mai particolarmente apprezzato i cambi automatici prodotti da BMW. Li trovavo molto in ritardo rispetto all'andatura di guida, davi gas, ci metteva un'eternità a starti dietro. Sono passati diversi anni, per carità, da quelli che ho avuto modo di provare, però qui trovo con piacere un passo avanti non indifferente. Con la taratura comfort le cambiate sono molto dolci, i rapporti sono molto corti. Quando metterò in sport sentiremo fino a quando mi starà dietro. L'X4 nasce ufficialmente nel 2014, poiché BMW decise di inserire un modello a metà strada tra l'X3 e l'X5, che fosse appunto di dimensioni intermedie, per soddisfare chi voleva qualcosa in più rispetto a una X3, ma non di così importante, anche a livello soprattutto di propulsore, come poteva essere l'X5. Il reparto design decise di ripercorrere la strada del SUV coupé, quindi tagliato dietro, visto l'enorme successo riscosso con l'X6 nel 2008. Adesso metti sport. Caricamento molto buono, non si ha neanche l'impressione di correre più di tanto, la velocità cresce ma è gestita ottimamente, non ti dà un grosso feedback sinceramente, cosa sia positiva che negativa, non ti accorgi della reale velocità di percorrenza, però se devi far strada praticamente non te ne accorgi, il che è meraviglioso perché quest'auto sia per dimensioni, sia per le varie comodità che offre, dalla trazione al cambio, sia per la botta enorme di tecnologia che gli hanno buttato sotto, è fatta per macinare chilometri. L'erogazione in sport non è così esasperata, cresce la velocità, però non è un fulmine, ecco, è un'erogazione che ti dà modo di capire che cosa sta succedendo, e anche sulle sconnessioni, essendo in sport, assorbe molto bene la strada, è una cosa molto buona, ci dai giù tutto. Cambia 4 miglia, non po' lento, però nulla di così differente da quello che ho potuto constatare con il GLC. Più o meno l'erogazione è molto simile, non è niente di più e niente di meno. Questo 2 litri da 190 cavalli non sono moltissimi, però offre uno spunto molto buono, staccando anche un buon tempo sullo 0 a 100. Riesce a spostare molto bene il peso non contenuto della vettura, cosa estremamente positiva. Nel fuoristrada, stando a quanto dichiarato dalla casa, dovrebbe comportarsi molto bene, ma vista l'altezza da terra, visto il pacchetto per questa M-Sport e vista la larghezza, soprattutto nel fuoristrada ci starei attento, anche perché poi magari uno si pianta e farsi tirar fuori
con un SUV dovrebbe essere abbastanza umiliante. Lo sterzo è molto reattivo anche grazie alla demoltiplicazione variabile e riesce a garantire un'esperienza di guida coinvolgente, e detto su un SUV di oltre 18 quintali non è cosa da poco. L'ESP ho avuto modo di vedere che interviene solo quando deve, dunque la linearità in erogazione è quasi sempre garantita, non dà più di tanto fastidio. Cambio molto fluido, si distende bene anche nelle lunghe percorrenze, molto buono, ma offre un'ottima esperienza di guida anche quando si va piano, soprattutto nei tratti urbani. Praticamente non lo senti neanche cambiare, senti modulare la velocità in maniera quasi elettrica, passatemi il termine. Sono ottimi anche i freni, con tutti e quattro i dischi autoventilanti, trasmettono una sensazione di sicurezza che è ottima a bordo di un'auto del genere. Ci si sente ben protetti e ben sicuri. È sempre un dettaglio a cui faccio caso: un impianto frenante sottodimensionato è una cosa orribile. Anche in scalate è ottimo, non si avverte praticamente, e sono in sport, quindi in teoria è la modalità più aggressiva per quello che riguarda tutta l'auto, dall'assetto al cambio. Mi piace molto, inserisce molto bene, il peso è ripartito ottimamente. Di oscillazione quando penso lo vediate, l'assetto potrebbe essere migliore, sono sincero. Ok, sono in sport, ma la sport a comfort, per quello che riguarda l'oscillazione sulle sconnessioni, l'esperienza è praticamente la stessa. Mi aspettavo qualcosa di meglio, però va anche detto che poggia su dei cerchi da 20, insomma la zampa è bella importante, e dunque se guadagni in design perdi qualcosa quando vai a spingere un attimo. Tutto sommato è una macchina godibilissima, non è di certo questo un dettaglio che può farmi cambiare idea una volta che sono a bordo. Parlando appunto di design, sono rimasto sorpreso dagli interni, poiché il disegno offerto da BMW su tutti i suoi modelli è sempre lo stesso da una barcata di anni. Qui ritroviamo sempre questo design un po' squadrato, soprattutto per queste bocchette che producono da sempre praticamente, però mi sorprende, non è futuristico come l'interno per esempio di una Mercedes. Le Mercedes attuali hanno un design interno molto più futuristico, molto più azzardato. Qui no, è rilassante, il design non è aggressivo, la plancia è ben disposta, ci si trova anche se ci si sale per la prima volta, non ti disorienta più di tanto, ti dà comunque l'idea di volerti far capire le funzioni di base. Poi per impararle tutte quante credo serva più o meno un training di 6 mesi, poiché sono tantissime, veramente troppe forse. Il computer di bordo offre un'infinità di combinazioni di variabili, di decisioni che può prendere chi guida. Si può scegliere da una guida più sportiva, si può tarare la stessa modalità sport, è estremamente personalizzabile, è una cosa molto positiva. Ma magari se chi ci sale cercava solamente un'automobile comoda con qualche funzione, si ritrova sotto le chiappe la complessità di un Boeing praticamente. Se dentro BMW non sta usando più di tanto sul design, questo non si può dire fuori, perché questa versione non ha i reni giganteschi che stanno installando sulla nuova serie 4, cosa positivissima. E rispetto alla versione precedente, che è stata prodotta dal 2014 al 2018, questa è una 2018, cambia soprattutto la parte posteriore. Qui il frontale cambia di poco rispetto alla versione precedente, diventando leggermente più alto ed imponente, con i nuovi bellissimi gruppi ottici che sono autoadattivi. Il posteriore invece va un attimo, come dire, compreso. Sembra di trovarsi davanti un X6, è veramente grossa, da ferma è veramente grossa. E la combinazione l'1.8 fari tipica del SUV coupé disorienta un attimo, quindi un occhio meno esperto potrebbe non capire la differenza da un modello all'altro, poiché l'X4, come ho detto, è più grosso. Infatti a livello di dimensioni aumenta sia in altezza, sia in lunghezza e sia in larghezza rispetto al modello precedente. In questo caso la visibilità posteriore è praticamente nulla, la retrocamera a 360 gradi presente svolge un lavoro più che ottimo, direi necessario, poiché nelle manovre magari anche più complicate senza è impossibile, si rischia di salire sopra la Smart parcheggiata di turno. È un SUV estremamente godibile che non mi sento di mettere
davanti o dietro la GLC che ho testato. In quanto a prezzo siamo lì, questa costa di più come allestimento, ma poi una volta che si va a fare un acquisto del genere si riesce sempre a spuntare qualche scontistica, sia magari se l'auto è un modello showroom, quindi utilizzata per le varie presentazioni, oppure magari un rientro leasing a pochi chilometri, però viene deprezzata, quindi si riesce sempre a spuntare un prezzo vicino a quello di listino alla fine della fiera. Le metterei di fianco, non per fare un favore alla Stella o all'Elica, però onestamente è una questione personale. Se ti piace il design del SUV coupé, questa è perfetta, è bellissima, anche se, come ho detto, il posteriore va un po' capito. Personalmente preferivo il design posteriore della versione precedente, anche se poi frontalmente mi perdeva qualcosa rispetto a questa, che è molto imponente. Perché? Perché somigliava troppo all'X3. Questa, non c'è dubbio di confonderla, si distacca dalla sorella più piccola. Il GLC ha una forma più da SUV, e da quello che è l'ideologia del SUV, è compatto dietro. Questa offre motori sia a benzina che a diesel. I benzina sono 2 litri da 184 o 252 cavalli, mentre il diesel va da 190 cavalli come questa fino a 231. Poi si sale e c'è i 6 cilindri in linea 3000 da 326 cavalli. Tanta roba, insomma. Però onestamente non trovo insufficiente questo 2000. Non è un motore impegnativissimo sotto tutti i punti di vista, sia del mantenimento sia burocratico. È una scelta. Personalmente il design di BMW esteriormente mi cattura tantissimo, le trovo molto cattive, internamente un po' meno, nonostante insomma sia una macchina della Madonna. Questa ha anche il doppio tettuccio apribile, è full optional, non le manca nulla, non posso di certo dire mi manca questo, mi manca quello, è proprio una cosa personale. Se ti piace di più il design della Stella o un design come quello di Audi, allora puoi optare per uno di quei modelli, ma veramente siamo tutti lì. Sali su uno, sali sull'altro, si comportano tutti molto bene su strada. Un po' di potenza in più va sicuramente a favore della GLC, aveva 204 cavalli, erogava molto di più, faceva 100 Nm in più, era un attimo più prestante, ecco, un po' di potenza in più magari, però stiamo parlando di sottigliezze. Sono SUV che mi sento di equiparare, attualmente non ho l'esigenza di avere un SUV, quindi non li guardo con particolare amore, però se un giorno dovessi scegliermi sicuramente ci sarebbero tante opzioni diverse ad un prezzo tutto sommato onesto per un'auto del genere. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!